Ci troviamo a Palizzi, Piazza dei Martiri, in questo 25 dicembre, Natale, e in un importantissimo evento che si terrà a breve. Ci saranno i Parafonè in concerto e insieme a me il sindaco di Palizzi, Walter Scerbo. Buonasera. Sì, uno spettacolo di stasera eccezionale che fa parte dell'Alica Festival e ci pregiamo di averlo qui da noi. Pensiamo che sia lo spettacolo più qualificante dell'intero festival. I Parafonè si qualificano da soli, un gruppo di levatura internazionale che appunto stasera fa tappa a Palizzi. Il calendario di quest'anno è stato per la prima volta Palizzi ha un calendario delle festività invernali. L'abbiamo articolato attraverso una serie di sponsorizzazioni, ad iniziare dalla C'era due volte con Battaglia e Misefari, che hanno raccontato favole e storie antiche, nonché la natività, in chiesa, ed è il secondo spettacolo che si fa in tutta la provincia di Reggio, dopo Reggio Calabria, appunto, che sarà fatto domenica prossima. Per la prima volta Palizzi avrà il primo concerto di Capodanno, appunto. Quindi questa è la novità di quest'anno? La novità assoluta è questa, ripeto, le festività natalizie e gli esordi delle novità, appunto. Il Capodanno alle 18 di primo gennaio con il Cilea Jazz Big Band si svolgerà il primo concerto di Capodanno. Faremo il veglione di Capodanno qui, abbiamo fatto stasera questa serata, faremo stasera questa serata, ma la cosa più importante è che abbiamo dato spazio ai bambini, ai giochi per i bambini. Il Natale è la festa per loro e quindi in tal senso noi abbiamo improntato un calendario che tra giochi, divertimenti, tombolate possa soddisfare pienamente quello che è questi 15 giorni di vacanza alla scuola, che si manifesteranno pienamente con queste attività a loro dedicate. Non di meno abbiamo pensato pure di fare delle attività che siano di interesse generale, ovvero verso la collettività, verso la cittadinanza di Palizzi. Giorno 30 faremo un report sui primi 6 mesi di attività che ha svolto la nostra amministrazione e renderemo conto alla cittadinanza di quello che abbiamo fatto, ma anche di quello che abbiamo trovato purtroppo. Abbiamo fatto la convenzione per gli ecocompattatori e l'altra sera l'abbiamo presentata alla cittadinanza. Come ti chiami? Elisa Sacca. Elisa Sacca, vedo che sei addentrata nel discorso, vuoi spiegarci qualcosa in merito? Dai Elisa, dai. Abbiamo dato un tocco quest'anno di novità all'intero Natale palizzese, abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutte le classi, a partire dagli anziani fino ai più piccoli. Come diceva appunto il sindaco, il Natale è proprio per i bambini lo vivono appieno e ne colgono il senso vero e autentico, quello che forse noi a volte non riusciamo a cogliere. E niente, abbiamo cercato di variare un po' il programma, non soltanto con delle giornate di divertimento, ma anche inserendo temi importanti come ad esempio la prevenzione. All'ictus cerebrale, sì, all'ictus cerebrale. E delle iniziative molto importanti? Sì, speriamo di riuscire a fare sempre meglio, è solo l'inizio, è il primo anno, quindi speriamo di riuscire a fare sempre meglio. Quindi ricordiamo i giorni, che fino a quando ci sarà? Dal 21 appunto di dicembre al 4 di gennaio, che sarà la serata conclusiva. Quella sera proprio faremo una serata particolare dedicata ai giovani. Firmeremo la convenzione con la Università Telematica Unipegaso e presenteremo il piano di sviluppo regionale, il POR Calabria 2014-2020 e le opportunità di occupazione per i giovani. Quella sarà la data conclusiva, appunto, rivolta ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Quindi non solo spettacolo, divertimento, ma anche uno sguardo a quello che è il sociale, in particolar modo ai giovani e alla loro situazione, diciamo, precaria, ecco. Cerchiamo di affrontare in maniera organica i problemi che ha questa comunità, ma che sono i problemi di tutte le comunità. Cerchiamo di affrontare in maniera organica, in maniera seria, in maniera concreta, dando risposte certe per il futuro dei giovani, degli anziani e dei vecchi. Vedo che nell'organizzazione ci sono moltissimi giovani, ma non solo, neanche nell'amministrazione comunale, il vice sindaco Davide Plutino. Sì, grazie per... questa è un'amministrazione di giovani, è un'amministrazione che ha improntato tutta l'azione amministrativa
principalmente ai giovani. Questa è la dimostrazione, per il primo anno riusciamo a convogliare tutti i giovani, non solo di Palizzi ma anche dei paesi limitrofi, qua in questa bellissima piazza. Quindi un'unione delle varie comunità, dei vari comuni? Assolutamente sì, era da tempo che, che c'era questa necessità di farlo, e noi per la prima volta, ma non sarà l'ultima, diciamo, secondo me e tutti i ragazzi che sono nell'amministrazione, per tutti gli anni a venire faremo una serie di iniziative. E vedo anche che insieme a te c'è il direttore artistico dell'ALICA. Sì, sarò molto telegrafico. Sono molto contento di essere a Palizzi quest'oggi e di aver avuto modo di collaborare con un'amministrazione che non mi ha spalancato le porte, ma di più, proprio ci ha consentito, grazie al loro appoggio e al loro consenso, alla loro collaborazione, di portare uno spettacolo di altissimo livello, non solo musicale ma appunto culturale, perché i Parafonè sono un esempio reale di cultura musicale. Io la dico in breve: loro, tra le tante, hanno la capacità di fabbricare degli strumenti da della verdura, cioè un flauto da una carota. Sembra una cavolata, ma questo implica una grande conoscenza di musica, e il festival, l'ALICA Festival, è anche questo: è cultura, musica, spettacolo, ma soprattutto stare in piazza tutti insieme, in tutte le piazze dell'area grecanica. E ripeto, sono molto contento di aver avuto modo di collaborare con ragazzi come Davide, come Walter, il sindaco, e con l'amministrazione in generale di Palizzi, come con le altre, Bova Maria, Condofuri e tutti i comuni che ospitano questa quarta edizione di ALICA Festival, che ho avuto l'onore ancora una volta di poter dirigere, tra virgolette. Quindi buono spettacolo a tutti. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie. Grazie. Grazie a voi.